sono veronesi, che non c'è più il professor Berrino, bene, tutte queste persone hanno dimostrato una cosa importante. E guarda caso, questa cosa sembra che la applicano già quelli a Lomain, a Okinawa, a Kababa, cioè bisogna mangiare poco. Allora, vediamo che cosa mangiamo, qui vediamo quanto mangiamo, perché con noi mangiamo normalmente tutti questi alimenti animali. E quando li mangiamo? Li mangiamo sempre, la gente mangia sempre, in America non fanno più mangiare. Ma noi ce l'abbiamo alle 8, facciamo colazione, poi la spuntina, poi mangiamo di nuovo, poi mangiamo ancora. Allora, gli studi fatti in davanti a Rombo, ripeto, uno dei più grandi è giovanissimo, ha 50 anni, in quel del 67, la vita, grande annata, diciamo, molto di parte, perché conosco la e dicevo, uno, stiamo parlando di uno dei più grandi ricercatori del mondo. Bene, questa persona ha dimostrato che i suoi studi, li ha prima dimostrati i suoi topi, poi li ha dimostrati in vitro, ora li ha dimostrati sugli uomini. Cioè, sta dimostrando come la restrizione calorica, tra un istante vi spiego che cos'è, possa permettere un aumento della vita media, possa permettere l'allontanamento delle malattie, quindi quel vivere a lungo e bene, e ancora la cosa più importante, e di questo argomento ne parliamo tra qualche istante, potenziare le nostre difese anticancerogene contro il cancro. Allora, che cos'è la restrizione calorica? Prima di tutto, Longo dice mangiare massimo nelle 12 ore, cioè nel senso che se io faccio colazione alle 20, alle 8, devo mangiare entro le 20. Perché? Perché devo dare al mio organismo la possibilità di digiunare almeno per 12 ore. Perché cosa succede durante il digiuno? Durante il digiuno tutta una serie di meccanismi di riparazione cellulare si mettono in moto. Le mie cellule cominciano a funzionare in maniera di quasi di fanno da spazzino, nei confronti di quelle malattie. Mangiare almeno due pasti importanti, non quattro, non cinque, due pasti importanti, due spuntini, nelle 12 ore. Poi, una volta a settimana, io e i miei pazienti lo faccio fare costantemente, una volta a settimana fare colazione la mattina, mangiare alle 12 e basta. In quelle 18 ore idratarti attraverso degli estratti, due estratti verdi. Che cosa succede? Estratto significa mettere il cavo, non insalata, il cavo, le rape, cioè qualcosa di le cucite essenzialmente, e in un estrattore, non in un centrifugatore, e bene nel succo, nel pomeriggio che sera. Che cosa succede in queste 18 ore di digiuno? Le cellule neoplastiche entrano in crisi. Allora, lui dovete sapere che non esiste nessun farmaco che riesca a uccidere le cellule neoplastiche, che i chemioterapici stessi agiscono sia su quelle buone che su quelle cattive. Bene, l'organismo invece è intelligente e nel momento in cui non ha energia, che fa? Manda in, vi dico una parola difficile, in autoapoptosi fisiologica, cioè fa suicidare le cellule malate. E quelle malate sono proprio il cancro. Allora dovete sapere che non c'è altra strategia per uccidere selettivamente le cellule neoplastiche. Alcuni studi stanno evidenziando che ci sono delle piante che fanno questo, ma quello poi è troppo in specifico e avete bisogno comunque dell'indicazione di un professionista per fare questo.